Vi presento il progetto che si chiama Agricanditella, che è un agrivillaggio, cioè ovvero un ecovillaggio basato sull'attività agricola. E partiti dalla considerazione che il mondo intorno è un mondo che non ci piace e che effettivamente è estremamente in crisi, è nata l'esigenza di costruire un qualche cosa che sia sostenibile, quindi una vita sostenibile, che significa avere come base la crescita individuale, personale, quindi il lavoro su di sé, avere un'autosufficienza alimentare, quindi basata sull'agricoltura, ma anche un'autosufficienza energetica, quindi basata su quello che sono lo sfruttamento al minimo, ma comunque sempre in autosufficienza delle energie necessarie, e attingendo, è ovvio, a quello che è attualmente la disponibilità del mondo, ma facendo conto che un domani questa disponibilità potrebbe non esserci più. Attualmente siamo nati 2 mesi fa, quindi esistiamo come società agricola, quindi è una società agricola che si trova a Casa Canditella, che è dietro Chieti, in Abruzzo, a 15 km dal mare, sulle colline, a 350 metri di altezza. Attualmente abbiamo acquisito già un uliveto con degli altri prati, campi e bosco per 2,5 ettari. Abbiamo una trattativa per altri 3,5 ettari più una casa da ristrutturare. E adesso siamo pochi, nel senso che abbiamo diverse persone che hanno detto sì, va bene, adesso qua sei là, in questi ultimi anni, e noi abbiamo detto intanto andiamo avanti noi, abbiamo fatto il primo passo, siamo riusciti a farlo in autonomia, nel senso con le nostre forze, con le nostre risorse, man mano che adesso troveremo altre risorse, altre persone o quant'altro, procederemo con gli acquisti e con le altre cose. Pensiamo di fare ovviamente l'agricoltura, pensiamo di fare anche formazione, accoglienza. Metteremo anche 4 yurte, faremo una yurta camping, costruiremo 4 case in paglia, con tecnologia in paglia che già ben conoscete, quindi questo per avere accoglienza ovviamente, ma anche per viverci in un certo modo, terremo anche lì corsi e quant'altro riguardo proprio a queste tecniche di costruzione, ovviamente faremo agricoltura biologica rigorosamente. La casa, quella che sicuramente prima o poi andremo ad acquisire, sarà il centro per la salute. Noi ci occupiamo anche di corsi di nuova medicina, di metaalimentazione, quindi molto rivolti verso la salute, molto, come dicevo prima, al risveglio di sé, il lavoro su di sé, integrazione e interazione con il territorio, anche con l'amministrazione. Siamo in ottimi rapporti con il sindaco, con alcuni assessori che sono contenti di avere un qualcuno che porta in un paese di 1300 anime delle idee nuove, che vogliono far crescere delle persone, quindi far crescere le persone che ci sono, i negozi, le attività, i laboratori, sfruttare anche quello che sono le risorse che ci sono, che possono essere i vecchi agricoltori, quelli che conoscono la zona, piccoli laboratori di trasformazione, creare dei laboratori, creare tra l'altro una rete che metta in pista anche la cosiddetta moneta complementare, cioè una sorta di forma coordinata di baratto, cioè noi facciamo delle cose, tutti voi ecovillaggi fate altre cose, non basiamoci sul pago questo e devi pagarmi in quest'altro, ma tu hai un credito verso di me, io un credito verso di te, quindi non abbiamo bisogno di soldi, perché ce li scambiamo già, abbiamo già una ricchezza immensa, sfruttiamo la ricchezza che abbiamo, questa è l'idea. Creiamo una rete che ci supporti anche per quanto riguarda gli aspetti, non so, burocratici, legali. Noi abbiamo fatto una società agricola semplice, ci ho messo 6 mesi a capire perché, dopo aver fatto varie esplorazioni, tempi, e voglio mettere a disposizione di tutti, capite? Perché è inutile fare lo stesso percorso in 10 persone, basta che l'abbia fatto uno e lo spieghi agli altri. Gli errori sono importanti, perché chi sbaglia dice agli altri che così non si deve fare, o meglio, che se fa così succede cos'ha. Ecco, quindi queste sono le cose importanti, quindi banca delle risorse, banca del tempo e scambi, ovviamente con i soliti internet, con i soliti ding dong, finito, e con i soliti... Dunque noi siamo in pochi, però siamo assolutamente aperti e disponibili, abbiamo già tra l'altro una casa in affitto, quindi chi volesse venirci a trovare, abbiamo disponibilità di spazio, di letti, di cibo, di quello che è in paese, il terreno è a 5 minuti dal paese a piedi, quindi è proprio lì attaccato. E con questo là in fondo c'è anche un cartellone, dopo siamo disponibilissimi ad aprirci i nostri cuori e le nostre disponibilità verso il futuro. Grazie.